Si è appena conclusa la presentazione del libro edito da NEP Edizioni, Quel che vivo del De Marchi Pensiero di Antonella Filastro. Sono in compagnia di Paolo Guzzanti. Lei ha avuto modo di conoscere in prima persona il De Marchi? Sì, l'ho conosciuto molto bene per 10 anni. Abbiamo presentato insieme un importante e negletto progetto di riforma della legge 180 sulla psichiatria, ma più che altro abbiamo avuto una comunità, una comunione di modi di sentire liberali, liberi, piacevoli. Lui era un grande psicologo, terapeuta, ma era un filosofo, tutte e due, insomma, la scrittura, ci siamo trovati sulla scrittura. Era un uomo gentile, ma che ha avuto una vita molto, un'infanzia specialmente molto dura, ha avuto una malattia da bambino che lo aveva fatto veramente soffrire molto. E come succede alle persone intelligenti, questa sofferenza aveva fatto maturare una intelligenza emotiva che lui manifestava sia come terapeuta, la manifestava come pensiero libero, liberale, a favore di tutti. Era molto per l'empatia, i rapporti affettivi profondi, e insegnava anche a morire. È triste da dire, ma siccome è una sorte che ci accomuna, e il fatto di fare un accompagnamento al fine vita, non solo consapevole, ma anche riducendo la dose dell'angoscia della morte, che era uno dei suoi temi che toccava di più, ecco, questa è stata una grande rivoluzione che poi questa terapia che lui ha inventato viene applicata e costituisce, ha un effetto sociale e permette oggi a tantissime persone di arrivare alla fase finale in uno stato migliore di come sarebbe arrivato in altri tempi. Questo richiede tecnica, affetto, rispetto, molta passione. Ecco quello che fa Antonella Filastro, che ha scritto questo libro e che è stata l'allieva più, quella, diciamo, l'erede, perché poi è lei che ha ereditato questa scuola e la porta avanti con delle novità. Quindi per me è molto bello vedere che l'opera di Gigi De Marchi, che era questo omino molto brillante, molto, molto intelligente, divertente, amaro, continua, e questo è un pregio della cultura. E quindi sono molto contento che la vostra casa editrice abbia editato Quel che vivo del De Marchi Pensiero, perché credo che sia un'opera che avrà un seguito. Grazie Paolo Guzzanti per essere stato con noi.